Torre Santa Susanna, la seconda edizione della Festa del Peperoncino. Una manifestazione gastronomica e culturale completamente dedicata al peperoncino e organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Gioventù Sport Torre, presieduta da Vincenzo Di Viggiano. È nata tra amici questa festa, perché una festa vuole essere la festa del peperoncino, sì, sì, sì. Quindi con la semplicità e con un luogo così semplice, tra virgolette, si riesce veramente ad attirare tanta gente che evidentemente ha voglia di svago. Sì, sì, sì. Dobbiamo dire grazie a tutte le nostre donne, che poi tra l'altro sono le nostre mogli, le nostre mamme, le nostre fidanzate, perché grazie a loro stanno preparando dei piatti gastronomici davvero eccezionali. Grazie a loro riusciamo a fare anche questa festa. Dobbiamo ringraziare gli sponsor, dobbiamo ringraziare tutti i mister, perché poi tra l'altro noi siamo un'associazione sportiva che ci dedichiamo al calcio e stanno tutti qua a darci una mano, anche i mister che durante l'anno alleniamo i piccoletti. Insomma, più che mai lavoro di squadra. Lavoro di squadra, proprio come si deve, lavoro di squadra, sì. Una spezia, il peperoncino, che è ingrediente prioritario della tradizione culinaria locale, molto apprezzato anche dai tanti turisti e spettatori presenti all'evento. Una calda notte quella di venerdì, soprattutto per i coraggiosi partecipanti alla gara di mangiatori di peperoncino. Novità assoluta è stata la possibilità di gareggiare anche per i bambini. Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up. Vincitore assoluto della seconda edizione della gara di mangiatori è stato il collega Michele Iurlaro. Tu sai benissimo che noi di Telerama siamo dei giornalisti duri, crudi, puri. Quando veniamo per fare un servizio lo facciamo completo. In questo caso chiaramente volevo partecipare perché è stata davvero una bellissima iniziativa. Sono un amante del peperoncino, ho anche vinto, meglio di così non poteva andare. La campionessa in carica per questa edizione 2011, com'è andata innanzitutto? Benissimo. Bene. Erano buoni, non erano molto piccanti, erano sgradevoli perché erano erano crudi, però niente, è andato tutto bene, sono abituata quindi. Ma come le è venuto in mente di iscriversi? No, è stato mio figlio. Per il premio più che altro, sa che a me piace il peperoncino, quindi mi ha iscritta senza il mio permesso, però è andato bene ugualmente. A fare da cornice alla piccante serata, la musica dei Mariachi, direttamente dal Messico, e del maestro Mimmo Epifani e la sua band, gli Epifani Barbers. Una cornice chiaramente straordinaria quella di questa sera, per proporre appunto la vostra tradizione popolare con la vostra musica, ma dal punto di vista gastronomico in Messico come siamo messi col peperoncino? Si mangia molto il peperoncino, sin da piccoli. I dolci messicani vengono già col peperoncino per i bambini. Quanto tempo portate in giro per l'Italia e non solo il mariachi? Un decennio. Ecco, una musica che viene facilmente avvicinata, compresa e anche gradita, direi. Beh, penso di sì, anche perché le melodie che suoniamo sono abbastanza conosciute in tutto il mondo e si accostano molto bene al peperoncino. Quanto è lontana l'Italia dal punto di vista musicale, tradizionale e musicale dal Messico? È uguale, la musica è uguale dappertutto, è uguale. Non certo nuovo a raccontare la storia, la tradizione, la terra. Ecco, in questo ambito, parliamo del peperoncino, Mimmo Epifani che cosa proporrà sul palco? Ma io proporrò qualcosa di piccante, diciamo così, tra parentesi, cioè qualche cosa di... abbiamo fatto un repertorio nuovo, abbiamo fatto già un disco per la RAI, insomma qualche cosa che la gente si deve divertire, perché quando la gente viene ai concerti è perché esce di casa per andare a vedere qualche cosa che li distrae di questa droga che si chiama televisione, scusate se mi permetto di dire, insomma, e quindi faremo divertire la gente, queste. Ma c'è da dire però che è incoraggiante questa serata, perché c'è tanta voglia di stare qui in campagna, semplicemente mangiando un piatto genuino, semplice anche quello,
e ascoltare della buona musica. Veramente, io sono veramente contento, a parte qua di stare in campagna e poi di vedere tutta questa gente che si accontenta proprio della semplicità dei prodotti della natura e della terra agricola. Insomma, una ricetta magica, se vogliamo, una ricetta che evidentemente funziona anche per questa manifestazione che arriva dalla sua seconda edizione, ma già c'è un numero di visitatori enorme. Sì, è vero, evidentemente c'è questa voglia, forse della nostra tradizione, forse noi sottovalutiamo quanto di interessante, di tradizionale e di culturale abbiamo, no? Poi attraverso questa manifestazione poi lo scopriamo. Beh, l'importante è che di queste cose che non muoiano, perché non muoiano bisogna che qualcuno le sostenga, insomma, e quindi chi quali meglio se non le istituzioni, altrimenti potrebbero andare così, poi lo spirito, l'entusiasmo di giovani poi potrebbe anche scemare. Ma parlando di questa festa, sicuramente, come noi ci siamo visti anche l'anno scorso, ed era un po' alla chetichella, ma quest'anno già straordinariamente, poi con gli ospiti che ci sono, stanno suonando qua i Mariachi, poi dopo Mimmo e Epifani, quindi evidentemente una grande partecipazione perché c'è una grande attenzione.